Perché sentite il bisogno di abbandonare per poter essere voi stessi? Io non ho mai smesso, non mi importa il resto. Sindrome dell'abbandono o senso di colpa, tanto uno all'altro qualcosa vi tocca, qualcosa vi ha dato la vita in risposta, e la sola rivolta è sapere che non ti puoi sottrarre. Allora scegli, ho scelto adesso, io non abbandono, sono solo me stesso. Se non apprezzi vai, e io prendo la vita com'è, non trattengo il mare. Ma è molto diverso il non controllare dall'accettare il fluire, che ancora mi stupisco di chi vuole essere migliore solo per avere infine qualcosa da ottenere. È qualcosa che imparo ogni giorno, che ancora fatico a capire, specie se scambio il mio passo per quello di un altro passante. È qualcosa che imparo ogni giorno, è molto diverso il non controllare dall'accettare il fluire. Perché sentite il bisogno di un improvviso cambio di passo per poter essere voi stessi? Io non ho mai smesso, non mi importa il resto. Sindrome dell'impostore o di grandezza, tanto uno vale l'altro, qualcosa vi tocca, qualcosa vi ha dato la vita in risposta, e la sola rivolta è sapere che non ti puoi sottrarre. Allora scegli, ho scelto adesso, ho smesso di tormentarmi, non scelgo di una delle due, e io prendo la vita com'è, non trattengo il mare. Ma è molto diverso il non controllare dall'accettare il fluire, che ancora mi stupisco di chi vuole essere migliore solo per avere infine da ottenere. È qualcosa che imparo ogni giorno, che ancora fatico a capire, specie se scambio il mio passo per quello di un altro passante. È qualcosa che imparo ogni giorno, è molto diverso il non controllare dall'accettare il fluire. E forse io mi fingo dietro le mie parole, l'unica cosa che ho, le mie statue di sale, anche quelle parte del mare, che è pieno di dolore, pieno di dolore, ma anche di mille elementi capaci a creare. Che è pieno di dolore, ma anche di mille elementi capaci a creare. Qualcosa che imparo ogni giorno, che ancora fatico a capire, specie se scambio il mio passo per quello di un altro passante. È qualcosa che imparo ogni giorno, è molto diverso il non controllare dall'accettare il fluire. Che ancora mi stupisco di chi vuole essere migliore solo per avere infine qualcosa da ottenere.